Do il benvenuto al villaggio per la terra a Chiara Colantoni, nazionale di tennis tavolo. Siamo qui allo spazio della federazione, appunto, tennis tavolo. Ci sono dei bambini che giocano. Chiara, benvenuta al villaggio per la terra. Grazie. Allora, tu sei nazionale, cominciamo subito con la cosa che tu sei reduce da un mondiale. Come è andata e dove? Ero a Budapest, sono stata fino a ieri a giocare, è andato abbastanza bene, sono entrata nel tabellone principale del singolo, quindi nei primi 128, purtroppo ho perso una partita molto tirata per proseguire la gara e nei primi 32 del doppio con una mia compagna, quindi direi che siamo abbastanza contente. Però insomma non è il tuo primo mondiale, mi hai raccontato che ne hai fatti tanti. Sì, questo era il mio quinto mondiale, quindi ecco, spero sempre di continuare e poterne fare sempre di più. E la prospettiva di qui all'anno prossimo è un'altra, più grande. Esatto, è andare alle Olimpiadi, ora tramite la classifica ci sarà modo di qualificarsi e poi ci saranno vari tornei, quindi speriamo di farcela. Allora, vorrei anche ricordare la società di Chiara, che è la Castel Goffredo di Mantova. Lei è di Roma, però gioca a Mantova. Esatto, sì, infatti sto spesso in viaggio e l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e quest'anno siamo in finale, speriamo di vincerlo anche quest'anno. Allora, qui noi facciamo incontrare gli atleti di tutte le discipline, anche quelle fra virgolette minori, purtroppo questo termine, che però è l'unico possibile, con i bambini, con i ragazzi. Tu hai già fatto queste esperienze, che cosa ti chiedono i bambini? Che curiosità hanno su quello che io chiamo ping pong e non dovrei? Ma ce ne hanno, in realtà ce ne hanno tante, vabbè, da partire dalla più semplice, come si gioca, in senso proprio perché Le giochi, le regole. Ah, ok. regole, e arrivare, non so, perché hai scelto questo sport, che non essendo molto famoso, ovviamente i bambini rimangono un po' stupiti quando uno gli chiede che sport fai e rispondi con E tu il che cosa cavolo. rispondi quando ti chiedono perché hai cominciato? Io perché i miei genitori entrambi giocavano e hanno una palestra, quindi mi sono ritrovata, diciamo, fin da piccola, mia mamma era incinta e giocava, quindi da sempre per me è normale. Però ci sono tanti ragazzi che giocano, uno sport che è veramente molto complesso e aiuta molto. Infatti si dice anche che per gli anziani vada benissimo e fa bene alla salute. Allora, ti faccio una domanda che ho fatto spesso agli atleti qui al villaggio. Tu fai uno sport che è sia di squadra che singolo, che individuale. Quali sono le emozioni diverse e quali ti dà più emozione? Vincere da sola o vincere in coppia? Perché tu mi hai spiegato che hai vinto due titoli italiani di singolo e due di doppio, giusto? Sì, vabbè, ne ho vinto il singolo quando ero Junior. junior e poi di doppio, sì, ne ho vinti parecchi sia nel misto che nel femminile, quindi. Quindi c'è anche l'elemento di giocare uomini e donne Sì, insieme. Ecco, esatto. dimmi tu, quali sono le emozioni Guarda, diverse? io la gara che preferisco è quella a squadre perché essendo in tanti, vincere con le tue compagne è la cosa più bella che ci possa essere, soprattutto poi perché dopo tanti anni stando insieme uno è amico, quindi non c'è soddisfazione più grande di vincere con loro, e anche se poi, vabbè, ovviamente anche il titolo individuale fa sempre piacere, Ovviamente. però ecco, l'unione della squadra è tutta un'altra cosa. Senti, però noi facciamo educazione anche allo sport nel senso sociale del termine, e perdere insieme agli altri, lì emerge comunque il cameratismo, oppure si cominciano a dare le colpe a uno all'altro? Guarda, può succedere di tutto, però se si è una squadra non è mai colpa del singolo, è sempre colpa di tutto il gruppo e quindi bisogna affrontare le sconfitte in un gruppo e quindi è sicuramente più facile affrontarle che affrontarle da sole. Io ti ringrazio, ti lascio ai tuoi piccoli allievi e Va grazie, torna l'anno bene, prossimo. grazie mille, a presto.